Sono decine di milioni le mascherine fasulle che girano per l'Italia. Molti sono i truffatori che hanno approfittato dell'emergenza sanitaria e del fatto che alcune aziende abbiano per questo deciso di avviare procedure di importazione. Le norme, infatti, a volte non vengono rispettate e i consumatori chiedono informazioni e certezze ai rivenditori. Ma com'è possibile riconoscere le mascherine regolari? Clariscience, azienda di Padova che analizza i documenti in materia, ha pensato di stilare un mini vademecum. Come prima cosa, però, è necessaria una distinzione. I requisiti delle chirurgiche sono diversi rispetto a quelli richiesti per i dispositivi di protezione FFP2 e P3. Per le mascherine chirurgiche, sulla mascherina stessa, per esempio, non è possibile trovare delle indicazioni specifiche, bisognerà guardare la confezione, mentre per le maschere di protezione individuale, le maschere filtranti FFP2 e FFP3, se sono conformi a quanto previsto dalla normativa europea, è possibile ritrovare delle informazioni sulla mascherina stessa. In base ai regolamenti europei, ci spiega Margherita, nelle FFP2 e FFP3 deve esserci l'indicazione della normativa EN149, il tipo di maschera e il marchio CE, che deve avere delle proporzioni ben precise. Se è diverso o ha proporzioni differenti rispetto a queste, allora è possibile che il prodotto sia contraffatto e non assicura quindi il rispetto degli standard di sicurezza imposti dalle normative. Inoltre, le maschere filtranti FFP2 e FFP3, essendo dispositivi di protezione individuale di terza categoria, richiedono che la marcatura CE presenti accanto al marchio il numero dell'organismo notificato che ha appunto certificato questo prodotto. Quindi ci devono essere questi quattro numeri accanto al marchio? Corretto, i numeri vanno a identificare quello che è l'organismo notificato che si è occupato della certificazione del tipo, quindi dell'analisi, diciamo, della performance del prodotto. Ogni numero corrisponde a un organismo notificato. Gli organismi notificati sono elencati sul sito della Commissione europea e quindi è possibile andare a ritrovare in una banca dati pubblica che si chiama Nando le informazioni riguardo a questi organismi notificati. Per quanto riguarda i prezzi, invece, la situazione è incontrollata, cosa che non sorprende, purtroppo in periodi di forte domanda. Le differenze sono spesso difficili da giustificare e, data la situazione del mercato, non si deve valutare la qualità delle mascherine in base al prezzo. Infatti, ad esempio, le mascherine chirurgiche oggi si trovano più facilmente rispetto all'inizio della pandemia. Anche per quelle filtranti i prezzi si sono abbassati e stanno tornando ai livelli di mercato precedenti all'emergenza sanitaria. Ogni singolo dispositivo, fino a un anno fa, costava meno di un euro. Questi ultimi, inoltre, devono essere utilizzati solo per un turno di lavoro, e cioè al massimo 8 ore, dopodiché diminuisce l'efficacia di protezione. Se la mascherina chirurgica è monouso, non può essere riutilizzata. Esistono però delle mascherine chirurgiche riutilizzabili per le quali il fabbricante ha effettuato delle verifiche specifiche per confermare la performance del prodotto anche dopo diversi utilizzi. Le istruzioni per l'uso deve essere assolutamente riportato come devono essere trattate queste mascherine chirurgiche per poter essere riutilizzate, e dovrebbe essere indicato anche quante volte al massimo possono essere riutilizzate, perché deve essere garantita la stessa performance appena aperto il prodotto e dopo il numero di riutilizzi previsto.